Occhio che sta arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Caro Silvio, ho in mano il paese. Io invece ho in mano tutto il resto. Molto, molto tempo fa, qualcuno aveva fatto una profezia. L'11 maggio del 2011 Roma sarà colpita da un terribile terremoto. Ma la catastrofe tardava ad arrivare. Porca puttana, ma questo Ben Dandy sarà un contaballe. Oggi non c'è stato nessun terremoto. E come facciamo adesso? Ho già venduto gli appalti. Al posto del Colosseo ci deve venire un centro commerciale. A Piazza San Pietro un bel campo da golf. E così si decise a fare qualcosa affinché la catastrofe si compiesse. Ma quante ne devo bere ancora? Vai fino a quando non ti devi liberare, forza! Ci siamo! Sì, ma girati verso il Colosseo, così! E vedi Umberto che con un altro viene giù, dai! Ben Dandy, il film che vi farà tremare. Ma chi cazzo è sto Ben Dandy? Cari amici e care amiche, benvenuti a Daniele alle stelle. Oggi farò il quadro astrale a tutti coloro che sono cancro. Siete tutti magistrati, avete tutti l'ascendente a sinistra e quelli nati a Milano hanno proprio la falce e il martello. Voi per quelli cuspide, come la Boccassini, metà cancro e metà stasi. Come faccio a sapere tutte queste cose? Me le ha dette Paolo Fox. Obiettivo centrato, abbiamo preso il bunker di Gheddafi. Yes. Ma Gheddafi è fuggito! Le bombe che voi italiani gli avete sganciato addosso non sono esplose! E questa l'abbiamo trovata proprio sul bunker! C'è scritto che è stato fabbricato in Italia nel 1943. È scaduta! Ma che? Le nostre bombe sono a lunga conservazione! Ma sono bombe della Seconda Guerra Mondiale! Oh, noi queste ci abbiamo! Stiamo scavando in tutto il paese per armarci! Quella, per esempio, l'abbiamo trovata in un campo vicino a Cassino. Ok, but it doesn't work. Non funziona, ok? Ma certo che funziona, dammi qua, vi faccio vedere. Non capisco. Eppure sono le stesse bombe che ha usato D'Alema in Kosovo. Oh, ma capisco perché voi italiani volete una data di scadenza per la guerra. Perché avete le bombe che vanno a male, perdono i principi attivi, come lo yogurt. Eppure funzionavano. Mio nonno con queste ci bombardò la Libia ai suoi tempi. Visto? Quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Sì, ma le bombe esplodevano in ritardo. Io voglio sottolineare la forza dirompente della Lega, un partito che non si terrorizza a presentare nelle sue liste un omosessuale dichiarato come me. Io sono gay, leghista, ma spero un giorno di guarire. Bravo! Siamo con te! Cosa pensi dei matrimoni tra omosessuali? Meglio gay che terroni. Bravo! Grazie! Ricchione! Semmai omosessuale, ricchioni sono i terroni. E le adozioni ai gay? Vanno bene, basta che non sia una coppia di gay negri. Bravo! Leghisti, padani, io sono gay, ma a me i napoletani mi fanno schifo! Posso giurarvi sul mio onore di non essere mai stato a letto con un meridionale, guarda. Roma ladrona! Capo di colera! Vesuvio! 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 Cari operai, sono un manager di Confindustria. Noi ci teniamo alla vostra sicurezza. La sicurezza è un diritto. Se vi dicono di salire su un'impalcatura a 30 metri di altezza, sotto il sole cocente, senza protezione, dite di no! Mettete la crema Protection Sun. Se cadi di sotto, almeno non ti scotti.
Campagna di comunicazione a cura di Confindustria. Pronto? Letizia? Ho dato un'occhiata ai sondaggi. A Milano siamo in bilico. Se non vinciamo a Milano, il boss mi scarica. Lo so che tu ai comizi non hai appeal, hai la voce della Iervolino, ma non ti preoccupare, ho la soluzione. Dammi le tue misure. E se mi riconfermerete sindaco di Milano, io vi prometto che toglierò le procure e i tribunali dalle strade, che sono la monnezza di Milano, e vi darò 1 milione di posti a sedere sugli autobus. Costruirò il ponte sui Navigli, vi tolgo l'ICI sulle case di Milano 2. E ora canterò per tutti voi Viva la mamma! Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Voglio smentire i mezzi di informazione. Non ho mai definito Fini con quella parola che inizia per str e finisce per onzo. Ho detto che Fini è sbronzo. Ha ragione Bossi, ha detto che sono sbronzo. Sono uno sbronzo, testa di quarzo. E vado a zonzo come uno sbronzo. Oh, che felicità! Mi sono rotto i coglioni della vita. Mi imbriaco per trovare una via d'uscita. Con la Lega faccio un sogno e poi mi addormo. Alla fine me ci metto a ragionare. Tu sei uno sbronzo, testa di quarzo. Grazie, grazie. Zitto, zitto, che faccio uno scherzo a Bersani. Sì, pronto? Ciao, Pierluigi! Te saluta Gitti! Sì, lo conosco sto scherzo, è vecchio. Io dico chi è Kitty e tu e Kitty si caga, vabbè. Vabbè, dai, era carina. Me l'ha detta uno degli amici della pagina di Facebook degli sgommati, Francesca Samborra Rossi. Lo conosci? No, chi è? Sto cazzo! Lui è il pupazzo con cui io dormivo da piccolino. Amici di Facebook, abbiamo bisogno di un pupazzo di peluche come mascotte. Presentateci il vostro pupazzo e fategli dire una battuta e noi lo sceglieremo. A proposito, ma voi sapete chi è Lukashenko?